Olè, escono olè. Ciao. Ciao, ciao ragazze. Oi, meus amores. Oi, amore mie. Same qua. Dai, però fateci divertire. Same si di soccia. Lindas, Linda. Che belle. Oi, ciao, Lindas. Ragazze. Ragazze, chiedete tutto che volete che noi ci rispondiamo adesso. Saluti dalla Germania, saluti da Roma. Ciao, Germania. Ciao, Roma. Forza Roma! Tu. Quanto tempo ti dura? Meraviglioso! Carlotta, che saudade! Muita! Ragazzi, guardate, vi facciamo vedere. C'è anche Giuliano. Aspetta, voglio cambiare questo filtro. No, devi cambiare il filtro prima. Io faccio vedere Giuliano. Oh. Amico mio. Bello. Ciao, bacioni a tutti. Luca, guardate che figo. Yeah. Brando, Sami. Io non c'è, dici che non c'è fidanzata. Non ha la fidanzata. Chiamalo, facci allora. Vai. Facciamo un box. Ah, ma facciamo sei filtro orrendo. Ma l'ha messo sei anni. Mamma mia, che mostruosità. Allora, tutti i soldi. Sto facendo una cosa seria. Vai. Cercasi fidanzata per Giuliano. La desideriamo. Bella, perché comunque l'occhio vuole la sua parte. La vogliamo anni 30? Anni 30. 25, 36. 25, 36, 37. Quindi 40, un range, vabbè. Anche 40 se ben siamo portati. Bolsonaro. Simpatica. Sì. Dolce. Smart. Allegra. Smart, intelligente. Smart. Guarda cosa ha detto Brandon. E soprattutto, attenzioni, perché noi possiamo anche volerla italiana, perché sì, italiana ci piace. Però, siccome io conosco le italiane perché mi ci metto in mezzo, siamo un po' rompicoglioni, non la vogliamo rompicoglioni. No. È possibile. Com'è, Brando? È impossibile. Lui dice che un'italiana non rompicoglioni non è possibile. No, in generale. No, è possibile. È in generale. Una donna proprio. Una donna rompicoglioni. Le donne rompono. Avete capito? Quindi scrivete. In questi giorni scrivete a Dayani. No, a me. Ah, a Giuliano. No, a Giuliano. Aggiungete Giuliano. Mettete Giuliano sul vostro account e se volete conoscerlo scrivetegli. Io lo raccomando, non è pazzo come la sorella, è molto figo. Ma smettete ragazze, smettete tutti voi, sempre lì a sparlare. Ma che state scrivendo? Che ma che pali, Brandon, ragazzi, vogliamo tutti Brandon. È diventato Brandon. Brandon. Ma che scrivono? Sami Cupido. Io sì, sempre nella vita reale e nei reality. Sami Cupido. Carlotta invece. Steve, basta con Steve, vi prego. Cupido. È Cupido o Stupido? Rientrate voi nella casa. Quest'anno troppo c'è una riaccia. Smetti, raga. No, noi siamo le migliori, ottimo. Cupido è l'angelo. Voglio sapere come si chiama quello vicino a Sami. È il figlio. È mio figlio. È mio figlio, raga. Ma ha 15 anni. 16. Ah, no, 16 ancora. Quasi 17. Manca è pronto. Manca poco. Ma del papà no. Dici che è pronto. No, di qua era. Vai, salutate le donne. A tutte le donne. Ma tu sai che stai facendo una violenza a mio marito, sì. Non è un'idea. Una violenza a mio marito. Oh mio Dio, Sami. Lui odia tutto questo. Ma raga, cioè. Ma che dicono? Che dicono? Che dicono? Dicono e sparlano di chi? Boh, non so più lei. Aspetta, Samantha allora, Rema. L'amicizia con Rosalinda sei falsa anche tu o ci sei esposta nei confronti di Diana la fattoria? Non ho capito, risponde qualcosa? No? Allora, rispondo io. Vai, allora, Sami, intelligente. Rispondo io, una volta per mettete... tutte. Allora, mettetevi l'anima in pace. Quello che succede in televisione o sui social non corrisponde sempre alla realtà. Le cose vere non si sbandierano sempre davanti ragazzi, a tutti. Ma poi, Si possono anche risolvere in maniera privata. Quindi... tra due persone che si vogliono bene e che non hanno certo 6 o 7 anni,
le cose se le gestiscono da sole, senza l'intromissione di nessuno. Tra moglie e marito, questo, non mettere il dito. Detto questo, io e Carlotta, che siamo amiche di Daiani, possiamo essere amiche anche di una Rosy, anche se le due possono avere degli alti e dei bassi. Nella vita normale, nella vita di tutti i giorni, succede questo. Io ho delle amiche che non si parlano, eppure io sono amica di tutte e due. Ma che volete da me? Ragazzi, ma cioè, veramente. Grande Sami! Un po' di diplomazia. Cioè, vedete, il marcio in tutto, in tutto. Ma veramente, oh. Dai, anche meno. Ma dai, ma anche mi mancava troppo, Carlotta. Fly, ma dai. Fly down, ragazzi. Fly down, baby. Cioè, che dicono? Comunque, basta dramma. È vero. Basta, veramente. Che pesantezza. Ma è poi sabato. Si vogliono bene. Ma parliamo del marito di Sami. Ragazzi, in quanto marito di Sami, è mio! Ne vogliamo? Allora, qua ce n'è da parlare, ragazzi. Ce n'è da parlare, siamo qui. Le tre Marie. Sono dei filtri orrendi. Mamma mia, veramente. Ma parliamo del kiwi. Parliamo del kiwi. Vendiamo kiwi. Sì, ma così facciamo paura. Ma tu non hai niente. C'è un natural beauty o c'è un no filter molto carino? Così. Non ti no. Ragazzi, siamo arancia. Anche perché poi se lo metti lì giù non leggiamo le domande. Siamo arancia. Vediamo una domanda. Sami, posso avere tuo figlio? Lo amo. Quanti anni hai? Brandon, che fa lo gnarri. Brandon. Comunque il Brandon è il più figo di tutti, raga, veramente. Sempre questo filtro. Vabbè, migliore. Dai. Dai, ragazzi, però fate domande. Dai, raga, adesso stiamo qua a rispondere. Il figlio di Sami lo posso avere io. No, il figlio di Sami no, è intoccabile, non si tocca. Dipende. Ragazzi, ma state veramente assatanate però, Cioè, e poi si parla solo, posso avere quello, posso avere quell'altro. Cioè, siete assatanati. Ieri sera addirittura avrei attaccata a Baru. Quello, cioè, carino, quello è vepario, però Baru. Però cioè, va bene per fatti fare una bistecca, però amore, che ci fai? Nella casa è il meglio di tutti, però, perdona. Ma pure se uno si passa 6 mesi in astinenza andrebbe bene lo stesso. Ho visto di peggio. Dai. Cioè, siete veramente cattive proprio. Prossimi lavori. Ragazzi, ma non si dicono. Io voglio fare la mantenuta. Quanto è il casamento di Carlotta? Maggio, giugno, maggio. Maggio. Carli, non fate toccare filtri a Daiani. A parte so lei, ma per Daiani chi potrebbe vincere questo? Jeffy? Chi? Chi potrebbe vincere? Con chi sposi? È la data, non ve la posso dire, raga. Raga, vi è piaciuto la goccia? Devo regalare anche a loro. La che? Goccia, il mio profumo. Ah, il profumo, sì. Soleil e dai. Abbiamo mangiato la pasta. Ragazzi, siamo mangiati anche i tavolini. Sami cucina benissimo. Peccato che ha cucinato Tata. Ma no! Questo filtro è veramente brutto. Aspetta che ti mando un filtro adesso, Carlotta. Sì, adesso mi manda un filtro. I filtri di Taylor Megan gli piacciono. Mamma mia, sceni finti. Come si manda? Lo puoi scaricare dopo. Come si chiama? Lo cerca, se no. Come si chiama? Ecco. Aspetta. Chi vuole un altro caffè? Mi chiedo cosa sta facendo. Qualcuno vuole un altro caffè? Io no. No, grazie. Affonso. Adesso mettiamo la diretta tutti e tre. Aspettate, ragazzi, facciamo una cosa figa. Che io invito in diretta. Bello queste foto. Aspettate. Mandatemi la richiesta della diretta. Te lo vado io? Sì, vai. Ah, ah, vogliono il caffè. Luca, vogliono il caffè, qui stanno scrivendo. È
Verissimo, che palle, adesso non ci vedo. Amore, hai capito quello che ti ho detto? Amore, non lo dico però qua perché lo dice a tutte. Amore, ti ho capito quello che ti ho detto su quella cosa lì? Sì. Sì, ragazze, sì. Però da ragazze, mi siete mancate tanto. Ma no, mettiamo un filtro, ti prego. Scusa, metti qua sotto, ci deve essere un natural beauty. Se no, lo scrivi qua sotto. Ti ho mandato uno. Guarda, aspetta. Dove sta la ricerca? È più bello a fondo. Dove sta la ricerca tua? Qua non lo so. Perché con la, durante la diretta penso che. Oddio, che paura. No, come si fa? Vabbè, meglio questo. Questo va bene. Quale? Questo va bene. Ma è perché non ci vediamo. Ma è perché tutto è sporco. No, ancora così. Dobbiamo regalare un telefono. No, è che c'ha troppi filtri che non servono. Sì, brava, devo fare una pulizia. Devi togliere tutti i filtri che non servono. Stiamo facendo niente. Signorini, Madonna, ma che cosa sta succedendo? Ecco, essere che ti ho mandato. Ah, ecco. Ma no, cioè, abbiamo la luce qua, non può ecco perché. Bene, girate qua. Allora, il figlio è lì. Così si vede a me, prendo il caffè. Oggi, e noi siamo qui. Ragazzi, chiedetevi tutto ciò che volete. Sì, però, ragazzi, dai con le domande, perché sennò. Però risponde, però. Non fanno le domande. Ragazzi, dovete fare delle domande. Dai, e adesso o mai più? La pregunta che cosa volete sapere? Un piccione, dai. Dai, registing pro Andrea. Ancora no. Che ti hanno chiesto? Dillo sì, Andrea. Ancora no. Ma che sì? Sì, sì, sì. Ragazzi, ieri ha detto tanti a tutta Italia. Io ho la maglia. Era Luisa Janela. Non rispondiamo. I don't understand. Leggete, che se no sembrate due facce, due sceme. No, ragazzi, il GF mica decidono i personaggi dove si devono sedere. Ma ragazze, mandate il profilo di lei, chiedete di lei, ma dai, non siamo qua con lei. Allora, ragazzi, ma vi sei bloccato il disco, sempre stesse domande. No, sono sempre loro le stesse. Ma sì, che cosa chiede? Cosa volete sapere? Non lo so perché non l'ha per me, quindi sono cieca. Che chiedono? Daiane, tu che ci vedi? Che cosa chiedono? Papà, Giuliano, lo sai che lui è in casa? Tutto bene. Benissimo. Tutto bene. Una posizione orizzontale per... Chi è questo? Come preferisci, grande o questo? Chi è? Anch'io, sono così. Meglio, la grande fratello o la fazenda? Gran fratello. Io so, okay. A Sofia piace Andrea tantissimo. Però chi deve piacere sono io, quindi. Beh, però Giulia. Io vedo tutte le ragazzi, Giulia sta a Milano. Chiamiamola. Ma tu sei mandale un messaggio. Certo, amore, che non ci stai. Chiamo Giulia. Chiamo Giulia. Aspettate che sentiamo se Giulia si può connettersi. Con sposo. Quando? Maggio. Tutto girata. Amore, come vedi quando? Io voglio mettere il vestito beige e dobbiamo vestirsi uguali. Le damigelle dobbiamo fare. Sei sì. Ah, sì. Stiamo chiamando Giulia. Eccola! Giulia! Chi Giulia? Giulia, accetta la testa! Oddio! Ragazze, tornata! Oddio, non è truccata! Aspetta, no! Adesso no. Finisce la chiamata perché non è truccata! Ciao, Giulia! Questa non è la storia reale. Sì! Con te! Siamo la storia reale. Ragazzi, amici! Sei da lontano, ti vedi sul telefono di Carlotta? Saluta! Tanta richiesta, ragazze, tanta richiesta, la Giulia è qua. Giulia! Però lui ha fatto amore, vieni!
Vieni a Roma, quando sei a Roma ci vediamo. Ragazzi, un casino. Io lo so che quando sei a Roma c'hai altre. Ragazzi, c'è un impiccio qua, siamo in quattro. Una super union. Ah, guarda che rimane. Eccolo. Se vuoi il midog. Salutate Giulia. Ciao amore, ci vediamo quando sei a Roma. Questo è top, no? Ciao principessa. Ciao amore, dai, bacio a Gianpaolo. Mi sbagliato il nome. Dai un bacio a Pierpa. Ma la Sami non ci sta. No vabbè ragazzi, c'è un attimo di delirio. C'è un attimo di delirio. Avevate chiamato Giulia e l'abbiamo chiamata anche noi. Esatto. Però era struccata, quindi in diretta andava. Che bella Giulia, tantissima. È bellissima, ragazzi. Chiamo un'altra amica. Mio Dio! Chiamo un'altra amica. Sì, chiamo un'altra. Io faccio le smorfie. Chiamo lì 3 mesi. Ragazzi, ma devi essere bello il cane di Sami. Ma guarda che se metti qua è... È in piccetto. Ma stanno facendo le domande? Domandate, che noi rispondiamo. Domandate. Però va bene. Ma tu lo vedi in inglese? In inglese, sì. Non mi risponde. A cane italiano? Oh! Mamma mia, dogga, col litrone. Non mi risponde. Ragazzi, volevamo fare una surprise. Ah! Volevamo fare una sorpresa. Ragazze, la Sami sta combinando un guai qua. No, non risponde. Beh. Ragazzi, ma lo sapete che figo? Sonia, ma lo sapete che figo tipo Pechino Express io e lei? Mamma, lo sai, sarebbe una bomba. Io ci andrei. Io pure. Chi c'è? Guarda un po' chi c'ho qua. Non lo so chi è. Oh mio Dio! Saluta a tutti! Sei in diretta! Visto che c'è il telefono, mo ti facciamo, la richiesta. Sogno in diretta. Ciao, mo ti faccio la richiesta. Guarda che vi sentono anche se non urlate. Mamma, ma come si fa? Fate... No, mandami la richiesta. Aspetta, ma come sta? Dio, Dio, amore. Aspetta che c'ho mio marito e mio figlio. Dio, aspetta che c'ho mio marito e mio figlio che mi... Aspettate che abbiamo mandato la richiesta a Sonia. Allora, queste dirette così improvvisate, Daiani è andata a fare la pipì. È andata a fare la pipì. Sì. Mi avete colto in flagrante, io mi stavo... Vabbè, però sei una gran figa, amore. Stavo facendo tutto un make-up qui. Amore, sei già pronta? Porca miseria. Io così ci esco per un gran galà. Ma io mi sto preparando già per la serata. Dove vai? Ma vado a cena con amici. Amici? Sì! Si dice sempre così. No, guarda, ti posso garantire. Amici e basta. Qui... Di maschi non c'è neanche l'ombra. Ci abbiamo Giuliano! Giuliano! Giuliano, vieni qua! È il momento scelto. Ti ho trovato la fidanzata, vieni qua. Ciao Giuliano! Ci abbiamo Giuliano, mi fidanzo di Giuliano. Fidanzata. Giuliano! Ma è bravo, si comporta bene, eh? Tu è figo? Scusa? Ciao Giuliano! Ciao, tutto bene? Come va? Sì, tutto bene, grazie. A parte questo filtro che li fa le guance rosa. Sì, no, questo è il filtro. Ma perché dovete sempre mettere filtri ovunque, ah? Eh? Questa non ci abbiamo trucchi. Questa è Carlotta. Sì, adesso la conosco, sì, bella.
Vedi? Ci vedo. Allora, facciamo che la prossima volta che siamo tutti a Milano facciamo un blind date, che non tanto blind non è. Io ci sono. Non ci sono. Dai, dai, no, ci sono io. Va bene. Ciao, patatone. E allora, che vi raccontate? E niente, c'ho la matta qua. L'altra matta. L'altra matta lì. Lui lo teniamo, lo preserviamo. E invece io sto qua da sola con lei. Oh, bellina! Senti, Alberto? Alberto è parcheggiato in garage dai miei genitori perché non ha riscaldamento e anche se no, sarei... Povero! Sarei partita ugualmente, ma mia mamma mi ha detto forse non è il caso e forse ha ragione. La mamma ha ragione. E quindi ripartirò, boh, credo ad aprile. Ah, voglio vedere se quest'anno riesci a venire all'Argentario da me, ma soprattutto... Ma vuoi venire a Roma? Ma beh, quelle ci sono passate. Ma lei c'è stata settimana scorsa. Sì, ma lei è una stronza, perché non chiama. No, no, sì, a me sì. Aspettate, bravo, che c'ho... No, no, okay, ma io voglio quel body lì. Di ma quanto è figo. Grazie al cavolo. Avevo avvisato Carlotta. Amore mio, ma te sai. È stata un'improvvisata dell'ultimo minuto, perché... Tipo, l'ho deciso il... Per me invece tutti i positivi del mondo hanno deciso di venire da me. Scusate, ma la Lucio dagli anni dice che è pessima. All'ultimo minuto sono partita con una comitiva di 10 ragazzi. Amore, ma sei stata una bomba lo stesso. Io il 31 dicembre a casa con mia madre, Nello e mio padre. Io non sapevo. Io non sapevo, ho detto parto, sono l'unica ragazza, tutti i miei amici no, erano positivi, parto, non parto. Ma hai fatto la cosa migliore, che stavi a fare a casa? Sono io con Carlotta. Aspetta che oh, per adesso io non l'ho ancora preso. No, ma... Non male. Perché no, avevo tutti i denti. Fuori dalla diretta, cioè, ti chiamavo con il mio telefono. Aspetta che... Telefono. Mi sono aperta da Yanni che scappa. Amo, fermati che il telefono non prende. Samia con Rosalinda dell'altra linea, io non voglio saperti niente, non voglio sapere un cazzo. Sì, ma stai sempre in diretta, porca troia. Sami ti chiama Rosalinda e io mi ho sotto una chiamata da una persona. Dagli anni si dimentica che siamo in diretta con quasi 2500 persone. Non voglio sapere di niente, l'unica cosa che mi interessa è le persone che voglio bene. Ecco. Che si sappia soltanto. E allora chiamami! Chiamami ogni tanto! Pronta, chiama! Amore, guarda! Ho contato! No, ragazzi, senti sta guarda. Cosa che ha fatto la furbona. Racconta come ti sei fatta la furbona. Amore, eri in cucina a Capodanno, tutti i cucinieri. Vieni, vieni, facciamo una foto. Sono entrata. Sai dove appoggiano i piatti? Che tu sei della porta di fuori e la gente va a mettere il piatto. Io, sì, si può fare una foto. Mi sono appoggiata così. Sono bruciato tutto qui, chiamatura di terzo grado qua. Madonna. Cioè, a me domenica allora, mi chiama, che stava a St. Moritz e mi fa vedere le cose. Ma io non ero così truccata. Dove vai così truccata? Eh? Dove vai così truccata? Esco, ragazze. Allora, per rimorchiare. Vado a fare Baldoria. Vado a cercare il principe azzurro. Ma Rosy è che ne ha l'altra linea con Samantha. Che diciamo? Ma in che senso? E nel senso. Ma nel senso che cioè, c'è un'altra diretta con altre persone? No, chiamata. Normale. Vabbè, vogliamo partecipare? Io no, grazie. Anche no, amore. Ma anche no. Ascolta, anche no, grazie. Guarda, io rimango con quello che è vero. Lo so. Ma anche no. Vi ho seguito ieri perché sono rimasta a casa. Stranamente, ogni tanto io sto a casa. E mi sei rientrata in casa come è stato? Braccio. Strano. Eh? Strano entrare in casa. Stato, mi ha fatto un po' strano, però amore, ma è più quello è il mio mistero, mai non è che uno... Cioè, è bella quest'anno casa, la casa è più bella, è più accogliente, non è così colorata. Okay. A me era il tuo culo. No, che è più questa bella, ci avevo fatto caso anche io. Vabbè, un a giorno andrò magari a far giro. Ragazzi... Gente, abbiamo chiamato tutti, tutti. Giulia, questo, l'altro, anche quello che non volevo, basta, rimaniamo qua e stop. Mi avete rotto il cazzo. Ecco. Mi mancava da Yanni. Ecco. Ecco.
una sparata. Bam, bam. Mi avete... Detto fatto, proprio così. Comunque... Io mando un vomito anche a voi. No, no, no. Mi stanno... Ah sì, stanno scrivendo Sonia il tuo dialogo con il cuscino di Pupo. Ma chissà che fine hanno fatto quei cuscini, ce li davano a noi, li portavamo a casa. È vero, non ci sono, cioè tipo non c'hanno i cuscini con le mani. Dirci, ce li potevate dare. Samantha De Grenè, mi stai trascurando per quella lì. Aia, ma dai, sbrigati. Sbrigati. Ragazzi, sbrigati! Sono qua. Mi hai trascurato per Rosalinda, ma ti rendi conto? Perché è mia amichetta, anche lei, non rompere. Io sono per la pace nel mondo. Io sono per la pace nel mondo. Anche io sono per la pace nel mondo. Che vabbè, ma stiamo scherzando, ragazzi. Questa è follia. Sai cosa? Ma... Me ne vado. Ma dei quando sali? Eh? Risali? Io sì, risalgo, amore, risalgo. Amore, male, male, non ho idea. Vedo. Un buco così, terzo grado. Che ci vediamo. Dai, amore, ragazzi, ci sentiamo. Ci vediamo tutti a Milano. Va bene, ciao, amore. Vai, facciamo una foto. Ah, facciamo una foto. Vai. Vi amo, raga! Ciao, amori! Saluta Samantha e tutta la famiglia! Dani! Giuliano! Ma non c'è pace! Non c'è pace! Ciao! No, aspetta! Ciao! Ciao. No, 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 tu sei una falsa! Vai di là! Io? No, io? Sono la più falsa tu di sei una tutta! Falsa. Io sono il grande fratello! Meno male! Meno male! Mamma, no. Sono la santa del grande fratello! A sopportare... Guarda, lasci stare, ragazzi, non si può capire niente, meglio così, non andate fuori di testa tutti. Ecco. Sonietta! La connessione. Sonietta, sì. Vieni. Perché sai che lasciare le dirette... Adesso, allora, salutiamo tutti, soprattutto salutiamo, Madonna, guarda che... Che bocca rossa. Scusate, vogliamo salutare Sonietta? Salutiamo Sonietta e tutti gli amici di Instagram. Ciao ragazzi, ciao Sonietta, ragazzi, ciao a tutti. Ci vediamo a Roma, ciao, vieni amore. Presto. Sì, devo scendere tra una o due settimane. Brava, ciao. Chiama questa volta. Prima vieni a casa mia. Va bene. Prima vai a Milano da qua. Va bene. Dalla ciao belle. Ciao amore. Ciao amore. Amore. Ciao ciao. Bella. Questo io voglio.